Ciao, benvenuti, bentornate sul mio canale. Oggi vi faccio un video haul degli acquistini che ho fatto sul sito di Zara con i saldi. Finalmente il primo giorno di saldi, anzi no, perché il primo giorno era sabato 3, il venerdì alle ore 21-22, non mi ricordo più, ero già sull'app di Zara pronta per riempire il mio carrello. E finalmente, siccome i pacchi sono arrivati, me li hanno spediti in due pacchi, adesso li spacchettiamo insieme e vediamo che cosa ho acquistato. Come premessa vi dico, spero tantissimo che i capi non siano rovinati come l'ultima volta. Ovvero, l'ultima volta ho preso un blazer bellissimo su Zara, ma purtroppo mi è arrivato senza cartellino ed era macchiato. Quindi io spero che queste cosine non siano così. Ma partiamo subito. Perdonatemi per l'aspetto, ma qui c'è un tempaccio. Anche se sono davanti alla finestra e ho un finestrone gigante, quindi la luce entra, ma ha tipo diluviato fino a 2 minuti fa e io ovviamente ero sotto l'acqua. Ma allora partiamo. Inizio ad aprire il primo. Ok. Ah, bene, bene. Vedete, già è una cosa che non mi piace, perché di solito Zara incarta i pacchi nella classica velina, ma come vedete qui la velina assolutamente non c'è. Bene, ma non benissimo. Allora, che cosa contiene? Mamma mia, ragazzi, ma cioè, no. Io vorrei farvi vedere come mi hanno buttato dentro. Cioè, oscene. Osceni. Vabbè, partiamo dal primo capo, che non mi ricordo nemmeno io che cosa ho ordinato. Ah sì, ecco, ho ordinato questi pantaloni, che però sto vedendo in questo momento che sono super trasparenti, quindi non so se terrò. Sono dei pantaloni tipo in cotone, larghi fino in fondo, però appunto sono trasparenti, nel senso che io vedo attraverso. Vi lascio il codicino. Io ho preso una M, qui è 17 euro, ma mi sa che io li ho pagati meno con i saldi. Purtroppo non ho nemmeno la, come si chiama, la bolla barra fattura da farvi vedere, quindi adesso questi li proviamo e vediamo come stanno. Allora ragazzi, questi sono i pantaloni. Perdonatemi la luce, ma se mi entra il sole dove ero non mi posso mettere. Allora, in vita sono molto comodi, cosa che secondo me se perdo qualcosina mi scappano giù. Come vi dicevo, vedete che sono trasparenti. Io ho delle mutande blu sotto e si vedono. Sono molto lunghi. Tenete presente che io sono alta 1,73 m e comunque li sto portando a vita alta, quindi sono molto lunghi. Di questi secondo me avrei potuto prendere anche una S. L'unica cosa che devo capire è, indossati con dell'intimo corretto, quindi con dell'intimo color carne, devo capire se mi possono star bene, se mi possono piacere oppure no. Anche di questi non so se è un sì o se è un no, per cui datemi voi un'idea, ecco. Poi in color marrone ho preso questo toppettino, tra l'altro ripeto è arrivato già girato, lo sto rigirando io. Per cui, cioè, secondo me queste non sono cose di magazzino, ma sono cose, non lo so, vabbè, lasciamo stare. È questo toppettino qui, vedete che sono tutte sciupate, tendenzialmente quando arrivano dal sito comunque sono tutte belle e precise, cioè quando fate gli ordini online, quindi, boh. Comunque, questo toppettino semplicissimo marrone, a costine, e la particolarità è che ha queste spalline sottili e elastiche. L'unica cosa è che non sono regolabili. Di questo ho preso una M barra L
E costava, no, non costava 7,95 perché lo paga tutto con i saldi. Vabbè, vi lascio il codicino. Come vedete, le taglie vanno dalla XSS e ML. Io non è che ho così sto gran seno, ma ho preferito prendere ML. Allora, ragazze, questo è il toppettino. Devo dire che mi va bene, nel senso che ho fatto bene a prendere una taglia S, no, scusate, ML. Metto le mani qui davanti perché non indosso il reggiseno, perché almeno vi faccio vedere la particolarità delle spalline. Vedete come sono. E niente, molto bello, penso proprio che questo lo terrò. Come vedete, ecco. Io qui ho la ciccia e l'ombelico e il toppettino arriva, diciamo, 2 dita sopra l'ombelico, però io porto comunque sempre pantaloni a vita alta, quindi questa cosa non mi sconvolge. Ecco, quindi questo secondo me è approvato. E poi l'ultimo capo di questo primo pacchetto è questa sorta di maglia barra maglioncino fatta così, tutta bucherellata sul beige. Ah, scusate che c'è il cartellino. E appunto io questo l'avevo pensato come anche come cover up per il mare, piuttosto che con un reggiseno sotto anche per uscire, una cosa così un po' passepartout. Vediamo come sta, anche perché ripeto, i buchini sono abbastanza larghi, quindi vediamo. Ho preso anche di questo una M, anche se a vederlo così secondo me potevo prendere anche una S. E vi lascio il codicino. Poi. Allora, questa invece è la maglia, quindi l'altra maglietta è fatta così. È vero, si vede sotto, è trasparente, già lo sapevo, però non lo so, su questa sono un po' indecisa. Io ne avevo una così, ma aveva il collo a barchetta e quindi me lo potevo giostrare. Era un po' più fitta qui sul davanti, però come vedete, c'è anche infilata un po' così, diciamo che non mi dispiace come maglia. Ecco, magari non ci vado in ufficio con questa maglia, però in estate, anche per andare a cena, con, non so, al mare, con uno shorts, con un pantalone come sto indossando io, non mi dispiace. Vi faccio vedere il retro che è fatto così. Davanti, se lo lascio fuori, è semplicissima così, anche con un paio di pantaloni skinny, magari lasciandola fuori un po' così più scialla, con un bel paio di pantaloni skinny, oppure appunto infilata dentro un po' così su un pantalone un po' più largo. Di questa fatemi sapere voi se la devo tenere o la devo restituire, perché io sinceramente sono un po' indecisa. Apriamo insieme il secondo pacco, quindi ok. Secondo pacco, ecco, vedete qui c'è la classica velina che vi dicevo di Zara. Allora andiamo ad aprire la velina e ecco, allora qui abbiamo il top in abbinato ai primi pantaloni che vi ho fatto vedere, ed è questa canottierina fatta così. Di questa, anche se è trasparente, frega relativamente, nel senso che ci metto sotto un reggiseno color carne e va benissimo. Di questo ho preso una S perché mi sembrava anche dal sito abbastanza over. Costava 12, l'ho pagato 7,95 e vi lascio qui il codicino. Vedete, di questi ho anche l'etichettina, per cui non so se questi arrivano direttamente da negozio, mentre gli altri no, non saprei. Allora, ragazze, anche questa canottiera per me è un grossissimo no, nel senso che pur avendo preso la taglia piccolina, cioè vedete che è molto scollata e mi si vede comunque sotto il reggiseno e non mi sembra il caso, cioè dovrei praticamente puntarla così per avere, diciamo, una canottiera normale. Come vi dicevo,
è comunque trasparente, cioè guardate, io mettendola normale, tirandola giù normale, questa è la scollatura, quindi non mi sembra assolutamente il caso, per cui per me questo è un grossissimissimo no. Anche questa tornerà da dove è arrivata, quindi per me è un pollice in giù, fatemi sapere voi. Poi ho preso un altro toppettino, cioè quest'anno mi sono fissata con i top e tutte le cose un po' diciamo da spiaggia, ed è questo crop top fatto così, con questa lavorazione super 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 mega, cioè sembra una lavorazione all'uncinetto. Anche questo è cioè i buchi sono spessi, per cui si vede comunque attraverso, quindi con un reggiseno color carne anche questo, altrimenti si vede sotto, e vediamo un po' com'è. Allora ragazze, questo è l'altro toppettino, ma vi dico già che restituisco, più che altro perché vabbè, non mi piace come mi sta indosso, perché mi fa difetto qui, tra l'altro l'ascella, cioè la maglia mi arriva proprio sotto l'ascella, e quindi cioè vedete, mi dà proprio fastidio e gratta. No, questo farò sicuramente il reso, perché non mi piace. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ma ripeto, no, per me è un no, perché guardate di fianco, fa questo giochettino, secondo me lo fa a prescindere, anche lavandolo e tra virgolette stirando fa questo giochino brutto, non lo so, a me non ispira, quindi per me questo è un no. E poi penultimo capo che ho acquistato sono questi pantaloni. Ah, di questo vi ho fatto vedere, no, non vi ho fatto vedere l'etichetta, scusatemi. Ho preso una S e vi lascio il codicino. Aspettatemi, perché mi sa che non ho più memoria sulla fotocamera. Un attimo solo. Ok, ho eliminato un po' di file che avevo sulla fotocamera, quindi procediamo. Allora, vi stavo dicendo che ho preso questi pantaloni, che devo capire anch'io, ok? Sono questi pantaloni arancioni, scendono anche questi larghi a palazzo, tra l'altro qui si vede anche, dov'è? Vedete, ho notato che si vede il segno dove c'era l'antitaccheggio, vedete che in rilievo c'è il dischettino. Hanno le tasche e la particolarità è che sul fondo sono aperti. Qualora non dovessero, cioè non dovesse piacermi questo spacco, lo farò chiudere in modo da avere dei pantaloni palazzo. Quindi io ho pensato, magari appunto questi pantaloni super mega con anche un toppettino così sopra, in teoria dovrebbero starci. E io ho di questi, ho preso una M, secondo me, allora a dirla tutta non so se mi stanno, nel senso che a vederli così sembrano un po' larghini, poi magari li metto e mi stanno stretti, però appunto ho deciso di prendere una M perché vabbè. E questi vanno dalla S alla XL, li ho pagati 17,95 e vi lascio qui il codicino se volete recuperarli. Ok, allora ragazzi, questi pantaloni non li capisco, nel senso che allora in vita mi stanno super mega larghi, per cui dovrei fare una cosa del genere, quindi prendere una taglia in meno, cioè guardate, questo è tutto il pezzo che mi avanza. Sotto, col fatto che hanno questo spacco, vanno giù un po' a campana, quindi non so se mi possono piacere o meno, però per il fatto della campana no problema, perché li posso unire. E il fatto è che sono molto larghi in vita, sono anche un po' elasticizzati, per cui cioè guardate, io qua così se me li tiro proprio su ho tutto questo pezzo, per cui non saprei, cioè sicuramente la taglia non mi va bene,
ma non so nemmeno se prendere la taglia in meno o cosa. Fatemi sapere voi qui sotto. E ultimo capo che ho preso, sinceramente questi non me li ricordavo. Ok, un altro paio di pantaloni. Questi sono dei pantaloni trasparenti. Allora, sono questi pantaloni di questo celestino baby. Sono leggerissimi, leggerissimi e ripeto, sembrano anche un po' trasparentelli a vederli così e dovrebbero essere di quelli tipo mamma fitta. Anche di questo ho preso una M e l'ho pagato da 29,95 e 19,95. Quindi proveremo anche questi. E vedrò se fare il reso oppure no. Allora, ragazze, questi sono gli altri pantaloni. Anche questi in vita mi stanno un po' larghini. Io ho preso una M perché avevo paura mi stessero, tra virgolette, stretti qui sulla gamba. Devo dire che tra tutti i modelli che abbiamo provato, questi sono quelli che mi piacciono un po' di più, nel senso che posso fare anche un risvoltino qui. Non lo so. Non lo so, fatemi sapere voi se ho toppato con tutti i pantaloni o cosa. E niente ragazze, allora questi sono stati tutti i miei acquisti che ho fatto con i saldi sul sito di Zara. Adesso magari mi aspetterò verso fine saldi per vedere che cosa è rimasto. Fatemi sapere se voi avete acquistato qualcosa, se avete fatto qualche super mega affarone, non solo da Zara ma anche in altri negozi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa tenere e che cosa invece restituire. E niente, ragazze, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!